dalla collanina ad un anziano, viene seguito da un testimone ma riesce a scappare. 18enne albanese rintracciato e arrestato dalla polizia. Interventi di manutenzione nelle scuole e capacità di accoglienza aumentata degli asili nido comunali. Il punto sui servizi educativi con l'assessore Samuele Mascarini. Un corso di formazione di protezione civile sulla gestione di una cucina da campo al COSMA di Fano, un'esercitazione per 50 volontari provenienti da ogni parte d'Italia. Blog Tour Pesaro, 11 influencer hanno visitato i luoghi più belli e suggestivi della città. Vimini dichiara, è un nuovo modo di promuovere il territorio. Conclusa la terza edizione di Pesaro Challenge, l'evento che ha coinvolto tante realtà sportive del territorio. In 250 la pedalata ecologica alla Pera Angelica, grande successo per l'iniziativa che coniuga sport, cultura ed enogastronomia. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'operazione portata a termine dagli agenti del commissariato di Fano diretti da Stefano Sereti, che hanno arrestato un 18enne di origini albanesi accusato di aver strappato una collanina dal collo di un anziano. I fatti risalgono alla fine di luglio, quando poco dopo le 20 l'80enne con problemi di deambulazione stava attraversando la strada all'altezza dei Bagni Peppe a Sassonia di Fano. Ad un certo punto il giovane, facendo finta di conoscerlo, lo ha salutato con l'intento di distrarlo, poi con uno scatto gli ha strappato violentemente la collanina che indossava, procurandogli escoriazioni. Poco distante c'era un altro giovane che, richiamato dalle urla, è riuscito a vedere lo scippo e ad inseguire l'albanese. Dopo qualche centinaio di metri, sentendosi braccato, ha lasciato cadere il monile ed è scappato. Il ragazzo, che ha subito riconsegnato la collana alla vittima ancora sotto shock, ha chiamato il 118 e la polizia. Grazie alla sua testimonianza e a quella di un'altra persona, nonché alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indagini delle forze dell'ordine, si è risaliti al 18enne. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo averlo rintracciato venerdì scorso, i poliziotti lo hanno portato nel carcere di Villa Fastiggi. Si tratta di un ragazzo vissuto in una comunità fino al compimento dei 18 anni, disoccupato e al momento senza fissa dimora. In passato, durante i controlli di polizia, era stato più volte identificato sia all'ex convitto Vittoria Colonna che al Pincio in Piazza Miani. Viveva di espedienti e di reati, tant'è che viene considerato uno dei leader delle bande che si aggirano in centro storico, tenute sotto controllo dalle forze dell'ordine. La polizia sta continuando ad indagare anche sull'ultimo episodio avvenuto al Pincio, dove un uomo ha spaccato i vetri dei distributori automatici del negozio di fianco all'Arco d'Augusto. Ancora cronaca, si sono svolti oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Cristo Re a Pesaro di Ilario Barbanti, politico di lungo corso, venuto a mancare nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. È morto all'età di 79 anni, è stato vice sindaco dal 2004 al 2009, poi presidente del Consiglio Comunale fino al 2014 e fino al 2019 consigliere comunale del Partito Democratico. Salutiamo un uomo di esperienza che nei suoi anni da amministratore ha dimostrato dedizione, attaccamento e tanto amore per la nostra Pesaro, ha detto il sindaco Matteo Ricci nel messaggio di cordoglio. Un amico, un politico di cui ho avuto modo di apprezzare l'impegno nel suo lavoro. Cambiamo argomento. Tra breve si rimette in moto tutta l'organizzazione della scuola per oltre 6.000 studenti fanesi e per i loro insegnanti. Partono per primi gli asili nido e poi tutte le altre scuole, dalle materne alle superiori. Ma sentiamo tutte le indicazioni e le decisioni prese dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che è stato intervistato dal giornalista Massimo Foghetti. Assessore Mascarin, tra pochi giorni inizia l'anno scolastico e i primi a partire sono gli asili nido, vero? Sì, questa ormai è un'abitudine nel nostro comune, che è il primo sul territorio provinciale a riattivare i servizi comunali per lo 0-3 anni, quindi nido, sezione di raccordo, sezione primavera e centro gioco. Quest'anno ovviamente si partirà con dei dati anche diversi. L'anno scorso avevamo iniziato l'anno scolastico 22-23 con 102 bambini da graduatoria in lista d'attesa, quest'anno iniziamo con 47 bambini in lista d'attesa da graduatoria, quindi un passo in avanti significativo che andrà a risolversi nei prossimi 2 anni con la realizzazione dei nuovi 3
asili nido che abbiamo avuto la possibilità di finanziare con i progetti PNRR. Ecco, dove sono stati fatti gli aumenti? Gli aumenti sono collocati fisicamente all'interno di una nuova sezione in una logica 0-6 anni che è stata inserita all'interno della Scuola dell'Infanzia Statale di Vallato e parallelamente con l'implementazione di una sezione di nido all'interno della struttura del Gaggia a Fano 2. E quindi questi sono, diciamo, i numeri aggiuntivi che quest'anno aumentano la capacità di accoglienza nei servizi 03, che vedranno anche altre due importanti novità che cogliamo l'occasione di riportare, che sono che per i vecchi iscritti già dal 6 si inizierà con un tempo pieno, quindi fino alle 16, e poi con il prolungato a 17:30 a partire dal mese di ottobre. Ma già dal 6, quindi da domani l'altro, da mercoledì, inizierà anche il servizio di refezione per il nido, e quindi si inizierà decisamente a regime. Invece il 13 avremo di settembre la partenza per le altre scuole, quindi l'infanzia sia comunale che statale, l'elementare e la media, con l'avvio anche del servizio di scuolabus. Su refezione scuolabus alcune informazioni: sullo scuolabus abbiamo anche quest'anno circa 500 iscritti, che è un numero importante perché vuol dire che un fanese su 100 sostanzialmente ogni mattina salirà sugli scuolabus comunali, ed è una buona risposta rispetto anche i temi della mobilità. E poi abbiamo un'ulteriore crescita delle iscrizioni al servizio di refezione. Quest'anno siamo arrivati già in partenza quasi a 2.400, quindi con un aumento di un ulteriore 12%, un risultato ovviamente positivo. Ricordiamo poi che da settembre, grazie all'aumento della fascia di esonero ISEE, avremo circa 300 famiglie che usufruiranno, avendo un ISEE inferiore a 5.800 euro, gratuitamente degli asili nido, della refezione scolastica e dello scuolobus. E anche questo credo che sia una notizia importante da ricordare. Ovviamente nel periodo estivo si stanno realizzando anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati fatti già in alcune strutture importanti, penso allo 03, penso alla scuola sempre nido Gaggia di Fano 2, Vallato per ovviamente ospitare i nuovi bambini di nido, ulteriori interventi al Corridoni, alla scuola primaria Gentile del Porto, alla scuola dell'infanzia Trottola. Ulteriori interventi sono stati fatti e verranno fatti anche nelle strutture di Albero Azzurro e di Torrette, senza considerare gli interventi importanti sull'impiantistica fatti al Padalino. Partiranno anche i lavori per la nuova scuola Cucurano Carrara? Siamo nella fase degli appalti per i due nuovi asili nido di Bellocchi e di Vallato e per il nuovo polo 0-6 anni, perché non sarà solo nido ma sarà anche scuola dell'infanzia di Cucurano. Ci attendiamo l'avvio dei lavori per la fine dell'anno, dopo il mese di novembre, quindi tempi molto stretti ma anche tempi molto rapidi ovviamente poi per l'attivazione di questi nuovi servizi, la cui scadenza, lo ricordiamo, è il collaudo e l'attivazione entro settembre del 2026, per cui veramente domani l'altro. Ed ora passiamo alle vostre segnalazioni. La prima che vi mostriamo riguarda la situazione di degrado degli attraversamenti pedonali lungo Viale Italia e all'incrocio con Via della Giustizia. A pochi giorni dall'inizio della scuola, ci ha scritto una reporter, gli alunni che frequentano la Nuti dovranno percorrere e attraversare la strada in totale mancanza di sicurezza. La cosa paradossale, ha proseguito la telespettatrice, è che uno degli attraversamenti maggiormente degradati si trova sotto il cartello "A scuola ci andiamo da soli", che fa parte dell'omonimo campagna della città delle bambine e dei bambini. La problematica l'ho già fatta presente tramite vari canali all'amministrazione comunale. A maggio, ha proseguito, ho effettuato un sopralluogo con un tecnico del comune che ha preso visione della pericolosità della strada e ha assicurato che le strisce sarebbero state rifatte. Mancano meno di 10 giorni dall'inizio della scuola e la situazione è invece peggiorata. Un'altra segnalazione ci è arrivata dal parcheggio di Via del Risorgimento, sempre a Fano. Vediamo. Buongiorno alla redazione di Fano TV. Questa bicicletta era buttata per terra sempre nel parcheggio nuovo in Via del Risorgimento, l'ho rissata qui vicino a questo paletto e niente, è abbandonata, non so se qualcuno l'ha presa per venire al parcheggio e poi abbandonata, comunque è qui, non so di chi potrebbe essere, però si trova qui nel parcheggio
adiacente alla salita che va nei passeggi. Invece Fratelli d'Italia Fano oggi è intervenuto sulla manutenzione delle strade e non solo. In primis, si legge in una nota, non vengono fatti tagli dell'erba tale che la sua crescita invade letteralmente le carreggiate, ostacolando la visibilità e la sicurezza dei conducenti. Alcuni fanesi, aggiunto il partito, ci segnalano con tanto di video che la Sassonia finisce dove inizia Viale Ruggeri, considerato che le strade dalle edicole in poi in direzione Marotta sono impraticabili. Altri cittadini ci mostrano come via Paolo Borsellino si è diventata una vera e propria giungla, ostacolando la percorrenza e il ponticello di legno serrato da una grata di ferro che ne indica la sua inagibilità. Tra gli esempi di incuria anche quello di alcune panchine dove sedersi è impossibile, prosegue la nota, perché mancano le assi della seduta, buche, serpaglie, ingombri del verde in ogni parte della città sono tali che il decoro, la pulizia e soprattutto l'immagine di Fano, ha concluso Fratelli d'Italia, rappresentano la cartolina di una città abbandonata dai suoi stessi amministratori. Torniamo invece a parlare di Via del Fiume perché, come annunciato, Stefano Pollegioni dell'UDC ha inviato una istanza all'amministrazione comunale di Fano mettendo a conoscenza anche il prefetto sulla situazione di quel tratto stradale definito pericoloso. Pollegioni, che nei giorni scorsi era intervenuto ai nostri microfoni insieme ad alcuni residenti, ha richiesto non solo i lavori di asfaltatura ma anche un intervento su messa in sicurezza di ciclisti e pedoni. Al CODMA di Rosciano a Fano lo scorso fine settimana si è tenuto un corso di formazione per volontari di protezione civile sulla gestione di una cucina da campo in caso di emergenze. Ha seguito l'iniziativa Filippo Pucci. Un fine settimana di esercitazioni al CODMA di Rosciano di Fano per la protezione civile. Più di 50 volontari provenienti da tutte le regioni d'Italia si sono incontrati per 3 giornate di formazione per l'allestimento di una cucina da campo in caso di necessità o calamità naturali. Il corso è iniziato all'interno dell'aula del CODMA, dove sono state spiegate tutte le procedure da applicare e l'aggiornamento sull'HCCP e infine l'allestimento della cucina con i mezzi, le attrezzature e la suddivisione del personale a disposizione. Facciamo parte di una federazione a livello nazionale, la FIRCB, che ha parecchie dell'attrezzatura, Fano situata appunto al centro Italia. Il comune di Fano ha dato la possibilità a FIRCB di un box per mantenere l'attrezzatura a livello nazionale. A volte si è svolto qui il training, tutti e 4 i training, logistica, segreteria, comunicazioni radio e cucina su Fano. Quest'anno, siccome i numeri sono importanti, qui a Fano ci sono oltre 100 volontari del team cucina e in questo momento alle mie spalle vedete chi si occupa il cuoco, l'aiuto cuoco, la plonge, la gestione della distribuzione, la sanificazione dei materiali e dei tavoli, piuttosto che il mantenimento del magazzino o la differenziata. Tutte le persone che sono venute nuove, che fanno parte del team, dovranno imparare a fare esattamente all'interno le loro competenze. Ad ogni partecipante poi è stato consegnato un attestato. Alle giornate presenti anche il presidente di FIRCB, Federazione Italiana Ricce Trasmissioni, Patrizio Losi, e Anita Vitale, funzionario del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest'anno abbiamo inaugurato un nuovo modo di fare esercitazione di protezione civile per cercare di essere sempre più vicini alla nostra base, cioè ai nostri cittadini, per cui abbiamo diviso la nostra mega esercitazione annuale in tante piccole esercitazioni legate ai teams, cioè alle specializzazioni. Oggi siamo qui a Fano con tutto il gruppo della cucina, cioè per la nostra organizzazione, la FIRCB, la cucina è uno degli elementi più importanti, per cui è un momento molto importante di addestramento qui nello spazio del CODMA. Siamo qui per sottolineare quanto è importante la formazione nell'ambito del volontariato in generale, ma questo perché cerchiamo in qualche modo di essere sempre vicini e presenti nell'appoggiare questo tipo di attività e cercando di agevolare finanziando questo tipo di attività e facendo possibile per mettere in condizione il volontariato, che è il fiore all'occhiello delle strutture operative, in modo che possa operare sempre meglio, operare nelle situazioni e nei contesti emergenziali. Non è mancata la presenza anche del Comune di Fano. Per l'amministrazione comunale di Fano è un orgoglio ospitare anche quest'anno l'incontro
evento formativo della FIRCB, è un evento sempre importante, tenere allenati i volontari di protezione civile è sempre comunque un atto dovuto per essere pronti in caso di ogni evenienza. Siamo contenti, continuiamo a investire nel volontariato di protezione civile, continuiamo a investire nei mezzi, nelle strutture, e in maniera tale che la città di Fano possa essere sempre pronta per ogni evenienza. Ora parliamo del Blog Tour Pesaro, l'iniziativa lanciata dall'Ufficio Comunicazione di Pesaro 2024 per la promozione del territorio che ha coinvolto 11 influencer. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio che è stato curato da Marco Lonigro. Si è concluso domenica 3 settembre il primo Blog Tour Pesaro. 11 digital creator e influencer italiani, seguiti da ben 500.000 follower, hanno visitato i luoghi più belli, identitari, suggestivi e vivi della città di Pesaro. Un'iniziativa importante, ma soprattutto moderna, organizzata dall'Ufficio Comunicazione di Pesaro 2024 con l'obiettivo di promuovere il territorio. Bilancio veramente ottimo, molta soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. Ricordiamo che sono stati 9 pagine Instagram ad aderire, e suddivisi per 3 coppie, 3 famiglie con figli e 3 single ragazze, che sono quindi con gusti e priorità diverse. In una vacanza hanno cercato e scoperto tanto di nuovo a Pesaro, molti non c'erano neanche mai stati, quindi insomma la meraviglia di una città che non conoscevano, che hanno trovato bellissima. Diciamo anche il weekend meteorologico aiuta, compreso aver fatto coincidere questo appuntamento con la mezzanotte bianca dei bambini, che quindi è anche un momento di particolare vivacità al termine apparentemente della stagione estiva, ma che noi vogliamo rilanciare. Un nuovo modo di promuovere il territorio attraverso una forma di comunicazione davvero efficace, lo sottolinea il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Non escludiamo nessun tipo di comunicazione, siamo partiti con la Lonely Planet, questi giorni c'è a raccontare Pesaro il touring club italiano, e ovviamente però la formula anche dei blogger, degli influencer ha molta importanza non solo perché tutti assieme questi 9 coprono 500.000 utenti, ma perché diciamo intervengono soprattutto su quel tipo di pubblico che ora è quasi la maggioranza, di persone che tanto vogliono un consiglio fidato fuori dai canali istituzionali, e poi soprattutto quel pubblico che si informa su internet e che è il pubblico che decide ormai anche basalmente la vacanza quasi una settimana prima, e quindi diciamo la tempestività con cui i contenuti arrivano attraverso il lavoro dei blogger, di influencer che hanno scoperto la ciclabile San Bartolo, i ristoranti del mare, i barchini del pesce, la sonosfera, i laboratori di Casa Rossini e via dicendo, è una comunicazione che arriva un po' just in time per chi deve orientare una vacanza o magari la seconda vacanza prima che inizino le scuole. Pesaro capitale della cultura passa anche da questi momenti e da questa iniziativa. Assolutamente, perché crediamo che al di là del programma che presenteremo, insomma, ma la gente vuole respirare la città, e quindi noi dobbiamo far capire non cosa sarà Pesaro in un anno straordinario, ma approfittare di un anno straordinario per far capire cosa è Pesaro. Esperienze uniche, numerose realtà coinvolte nel primo Blog Tour Pesaro. Influencer e creator hanno particolarmente apprezzato questa iniziativa. 4 giorni di Blog Tour a Pesaro, come sono andati? Sono andati molto bene, molto intensi, perché abbiamo scoperto che a Pesaro c'è davvero tantissimo da fare, e abbiamo scoperto sia la città che i dintorni. Siamo andati al Parco Nazionale del Monte San Bartolo, siamo stati al mare, abbiamo fatto un sacco di esperienze con i bambini. Cosa, quale luogo vi ha colpito maggiormente? Allora, il centro storico non ce l'aspettavamo, così carino e con tante cose da fare. Siamo stati in libreria, abbiamo visitato i musei e ci sono piaciuti molto anche ai bambini i musei civici, perché abbiamo fatto delle visite proprio per loro. Come avete accolto questa iniziativa? L'abbiamo accolta con molto entusiasmo. Noi siamo romagnoli, quindi non siamo tanto lontani, e Pesaro è un territorio che non conoscevamo bene, e quindi abbiamo colto l'occasione appunto per conoscerlo noi in prima persona e farlo conoscere ai nostri lettori. Tornerete in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024? Assolutamente sì, perché ci sono ancora tantissime altre cose che dobbiamo scoprire e visitare, e poi siamo curiosissimi di vedere come sarà la città anche l'anno prossimo. Dopo la pausa di agosto sono ripartiti i Week Gastronomici da Mare, un'iniziativa targata a Confcommercio Marche Nord che coinvolge 11 ristoranti della Riviera Adriatica, con la possibilità di degustare il giovedì e la domenica sera menù di qualità ad un prezzo speciale.
Sono iniziati i weekend gastronomici da mare, ricordiamo l'obiettivo di questa iniziativa. Sì, è un'iniziativa che riguarda le località balneari, quindi i comuni di Fano, di Pesaro, di Mondolfo e di Gabice Mare. Sono 11 ristoranti che partecipano a questa edizione estiva, che era iniziata a giugno, poi luglio, si è fermata il mese d'agosto e adesso è ripresa per terminare alla fine del mese di settembre. L'obiettivo è, come sempre, quello di valorizzare la ristorazione offrendo ai consumatori e ai turisti dei menù straordinari a prezzi promozionali. Ovviamente molti di questi locali utilizzano il pesce dell'Adriatico, non a caso appunto un'iniziativa che riguarda solamente le città della costa, ma ci sono anche offerte con ovviamente menù legati a, con la carne, insomma, non con il pesce. L'altro obiettivo è sempre la valorizzazione dei prodotti del territorio, oltre che promuovere i ristoranti e quindi valorizzare il pescato e le produzioni agricole della nostra provincia e i vini del territorio. L'altro obiettivo è, come sempre, diciamo il terzo obiettivo, quello di promozione turistica. La gastronomia, l'enogastronomia, è il punto fondamentale dell'offerta turistica di un territorio, particolarmente della nostra provincia, perché insomma la nostra è una terra ricca di produzioni enogastronomiche di qualità che valorizziamo anche attraverso i week gastronomici da mare, che ricordo sono degli appuntamenti gastronomici in 11 ristoranti e nelle giornate del giovedì e della domenica. Ci sono prezzi speciali per questa edizione? Sì, i prezzi sono fissati da noi e sono prezzi promozionali, insomma, ecco, quindi considerando che in molti casi, ripeto, abbiamo dei menù a base di pesce, abbiamo dei prezzi che non sono compatibili con i normali prezzi di mercato. Grande divertimento oltre a buon cibo domenica scorsa per la quinta edizione della pedalata ecologica alla Pier Angelica, 250 i protagonisti che hanno attraversato le colline tra Barni e Pozzuolo. Ce ne parla Cristiana Guerra. Sport, cultura e sano divertimento. Sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la mattinata di domenica a Serrungherina di Colli al Metauro, in cui si è svolto uno degli eventi più amati dagli appassionati di mountain bike, la pedalata ecologica alla Pier Angelica. Organizzatore del tradizionale appuntamento che si tiene inizio settembre e coinvolge ciclisti provenienti da ogni parte del territorio, l'associazione Muli Stracchi, con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro e dell'Associazione Centri Sportivi Italiani. Alle 7.30 di mattina in centinaia si sono presentati all'appuntamento nel centro storico del paese, pronti per affrontare i due percorsi tra i meravigliosi paesaggi di Barni e Pozzuolo. Siamo arrivati alla quinta edizione, abbiamo cominciato per gioco e ci troviamo a fare già la quinta edizione, abbiamo anche quest'anno due percorsi, un giro corto da 23 km con 750 metri di dislivello e un giro lungo di 35 km, un pochino più impegnativo per chi ha le gambe un pochino più potenti. Le persone si stanno iscrivendo, ma siamo già a 150-160 iscritti, ma prevediamo un 250 minimo. Dopo la colazione a Serrungherina, due soste tra le colline, al Pereto Cincini e a Pozzuolo, in cui i ciclisti hanno potuto gustare ogni tipo di prelibatezza, inclusa la Pier Angelica, protagonista della manifestazione. Un'iniziativa organizzata all'interno della Festa della Pier Angelica, giunta quest'anno alla sua 26esima edizione, che promuove i prodotti e le bellezze del territorio. Siamo come amministrazione estremamente soddisfatti di questa iniziativa. Ieri sera i ragazzacci mi hanno fatto fare tardissimo, fino alle 2 di questa mattina, ma perché c'è stata veramente tanta affluenza, tanta gente, una iniziativa organizzata magistralmente dalla Proloco, che ringrazio profondamente a nome di tutta l'amministrazione, perché sono riusciti anche a coinvolgere altre associazioni del territorio. Ma non dobbiamo dimenticare che la vera protagonista di questo evento è la nostra divina Pier Angelica. Pier Angelica che già dal 2001 è stata riconosciuta come prodotto agroalimentare della nostra tradizione, sulla quale noi puntiamo tantissimo e dobbiamo ringraziare di questo fortemente i produttori, gli agricoltori, i coltivatori della Pier Angelica, che fanno parte tra l'altro della nostra associazione,
in associazione con col comune di Colli al Metavro, c'è un'associazione appunto Perangelica, e della Perangelica che con tanta dedizione, tanto sacrificio stanno cercando di portare avanti questo prodotto unico nel suo genere, come diceva il Gallesio, raro e pregiato, e dobbiamo come amministrazione, e lo faremo insieme appunto a questa associazione, cercare di trovare anche degli stimoli, incentivi, forse faremo anche un bando su questo tema per cercare di far sì che ci siano nuovi giovani agricoltori che possono piantare questo frutto prelibato. Al termine della mattinata il pasta party, tenutosi nel centro storico di Serrungarina, che ha regalato buon cibo accompagnato da ottimi momenti musicali. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. E decine di migliaia di persone hanno partecipato alla terza edizione di Pesaro Challenge, l'evento che coinvolge moltissime realtà sportive del territorio. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Grande successo per la terza edizione di Pesaro Challenge, l'evento che ha coinvolto tantissime realtà sportive del territorio, rendendo così lo sport accessibile a tutti. Decine di migliaia di persone, anche e soprattutto bambini, hanno preso parte all'evento che si è svolto dall'1 al 3 settembre alla Palla di Pomodoro e non solo. Oggi in questa manifestazione l'estate non finisce, continua, oggi i bambini possono godere di tante attività, quelle offerte dai centri estivi ma anche dalle società sportive che spesso nella nostra città ospitano e partecipano all'offerta dei centri estivi da parte dei privati. Una giornata in cui ritrovarsi per genitori, famiglie che molto spesso sono di corsa e quindi non si possono godere anche il bello dell'aggregazione in una giornata di sole, e quindi doppiamente soddisfatta per questa iniziativa. Quanto è importante questa manifestazione per il territorio? Questa manifestazione per il territorio è importante, fa vedere ai tanti visitatori ancora presenti in città, ma anche quelli che la abitano, quanto virtuosa sia Pesaro quando si parla di sport, quando si parla di sport accessibili e ancora di più quando si parla di attività educative in senso lato. Sport, intrattenimento serale, convegni e street food per un Pesaro Challenge davvero interessante. L'idea di questa manifestazione è frutto del lavoro di Francesco Troiani, presidente di Escudo, e della professoressa Rachele Pacifico. Un bilancio positivo per questa terza edizione del Pesaro Challenge? Sì, è stata una 3 giorni interessante, molto ricca, cresciuta rispetto allo scorso anno e con diciamo obiettivi in linea con Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Infatti il movimento che abbiamo avuto a Pesaro è stato un movimento interessante, ricco di società sportive, della partecipazione dell'Università di Urbino, scuole, l'esercito, il saluto del Vescovo, insomma è veramente a 360 gradi un evento per la città di Pesaro e per le istituzioni che la rappresentano. E, l'obiettivo adesso è portare la manifestazione anche in altri comuni, come abbiamo iniziato a fare. Il 9, infatti, sabato 9 settembre saremo a Città di Vallefoglia, a Montecchio, nell'area del Palladio Onigi, ma abbiamo anche coinvolto le varie strutture, il circolo tennis, il Palladio Onigi appunto, il campo da calcio, dove si svolgeranno attività in, diciamo così, delle varie discipline sportive locali. Abbiamo avuto 3 giorni non solo di sport ma anche di buon cibo e anche spettacoli serali, 3 spettacoli, 3 serate diverse. Adesso vi daremo l'appuntamento. Ah, mi dimenticavo una cosa importantissima: abbiamo avuto un bellissimo evento anche di atletica leggera, unico in Italia. Inoltre vi diamo appuntamento, e questo è importante, venite a trovarci sabato 9 settembre a Vallefoglia per il primo Vallefoglia Challenge. Alla terza edizione di Pesaro Challenge presente anche ASI, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tra i più importanti d'Italia. Siamo stati felici di partecipare come comitato sia provinciale Pesaro Urbino che comitato regionale Marche, appunto del nostro ente di promozione sportivo che è ASI. Siamo molto contenti delle presenze che ci sono state, abbiamo avuto la possibilità di parlare con tantissime persone e promuovere insomma tutto quello che facciamo nel periodo estivo, ma tanto più anche in tutto il periodo invernale.
A Tavuglia invece è tutto pronto per il grande evento di giovedì 7 settembre, quando la sindaca Francesca Paolucci consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi, una giornata storica che inizierà alle 17 con il DJ set di Giacomo Benda e Igna e la musica dello special guest DJ Ralph. Alle 20.30 la serata, che verrà trasmessa in diretta su Sky, sarà presentata dai commentatori Sky MotoGP Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini, entrerà nel vivo. Tra video, interviste, gag e motori sul palco, insieme a Valentino Rossi saliranno tanti ospiti, tra cui il ministro dello sport e il presidente del CONI. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi sul sito tavugliavale.it e presentarsi all'ingresso entro le ore 16. Per i residenti invece sarà sufficiente ritirare l'accredito il giorno stesso in palestra oppure nei giorni precedenti in comune. E con questa notizia noi chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete inviarci un messaggio con foto o video al 338 4968 250. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.